Io adesso farei un salto, direttore FIA, a parlare un attimo di agraria, l'ha detto l'onorevole Ottobre nel suo intervento. Avete festeggiato 90 anni nel 2016, in salute che si occupa appunto dei prodotti del territorio. Ma di che cosa abbiamo bisogno? Perché alla fine la domanda è quella, di che cosa avete bisogno voi, di che cosa avete bisogno per continuare a stare al top? Ma noi dobbiamo fare le cose, come ha detto prima l'onorevole Ottobre, fare un po' di rete, no? Purtroppo noi come agricoltori, come rappresentanti così dell'agricoltura, facciamo tante belle cose, però sembriamo i giardinieri del comune. Ci dobbiamo essere per abbellire le pareti, tutte le nostre olivaie, ma però non siamo pagati per questo. E quindi noi dobbiamo andare in giro per il mondo a portare in giro il nostro prodotto, quando probabilmente il nostro prodotto può essere consumato qua, ma questo non è del tutto fatto. Abbiamo, come in questo caso, Dulac e altri produttori e altri ristoratori, albergatori, che abbiamo un ottimo rapporto. Però, voglio dire, questo non è un fatto di rete o consapevole, no? Perché noi siamo cari, perché noi siamo questo, noi siamo quell'altro. Se pensate che ogni euro che spendete nel nostro prodotto, non solo quello di agraria, ma anche di altri operatori agricoli, viene riproposto e reinvestito sul territorio, secondo me questa è un'ottima operazione di reinvestimento e di marketing. Purtroppo questo non succede. Non succede per tante cose, o per cultura, o per malinformazione, o perché probabilmente, a mio avviso, e questo non lo so, ma vorrei mettere ancora un po' di pepe agli amici albergatori e ristoratori, magari non c'è la professionalità per portare determinati prodotti all'interno dei menu o determinate cose. Perché? Perché probabilmente questo si è un po' perso nel tempo. Quindi secondo me, prima di domandare le cose agli altri, è meglio che ci domandiamo le cose a noi e noi stessi dobbiamo rispondere a questo. Quindi questo fattore qua, a me caro, perché abbiamo già parlato con vari presidenti di varie organizzazioni, come quando faccia male quando si entra in un locale e non si ha il prodotto territoriale. Quindi io non parlo di olio e vino, ma di tutti i prodotti territoriali. E sul menù o sulla carta di vini abbiamo altre cose. E questo fa male. Quando si va a domandare un Trento DOC ti rispondono Prosecco, ma non perché ho contro il Prosecco, per l'amor di Innominabile il Dio, no, Prosecco. non è questo, però Trento DOC. Manca proprio la cultura degli operatori. Colpa nostra di agricoltori che non comunichiamo? Probabilmente sì, probabilmente non siamo ancora capaci di dare ancora informazioni, eccetera, eccetera. Però voglio dire, se noi vogliamo uscire da questa situazione qua è perché dobbiamo fare rete e trovarci e dare a chi, come noi che probabilmente siamo custodi di un territorio meraviglioso che il buon Dio ci ha dato, no? E pensiamo ancora di tenercelo e di riproporlo alle nuove generazioni, però voglio dire, qualcosa sul territorio bisogna dare, non è possibile girare per il Monte Brione e non avere neanche un confine, niente, possono mangiare per terra, ma ci sono su 400 formichine che lavorano tutti i giorni a tagliare, a potare, eccetera, eccetera, e l'unica remunerazione è quella che chiaramente diamo anche noi con. Cioè, diamo un po' di soldi come remunerato, però vuol dire la passione per questo. Però quando vai di fronte al ristoratore, albergatore locale, alcuni, non tutti per fortuna perché tanti ci danno ragione, troviamo molte difficoltà, oppure addirittura troviamo altre cose che diciamo fanno male alla cosa. Quindi secondo me, onorevole Ottobre, prima di andare in giro magari a domandare cose in provincia, meglio che ci domandiamo noi dentro, nella nostra zona, perché non siamo riusciti negli anni ad avere una strada, 40 anni che la domandiamo, perché per tante cose, oppure perché noi non siamo ancora convinti del nostro agire. Grazie. Grazie direttore, ovviamente apprezzabile tutto quello che fanno i soci sul Monte Brione, insomma, per tenere pulito, curato, potato tutto quel patrimonio di olivi che abbiamo sulla nostra piccola montagna di Sant'Alessandro, no? Della nostra piccola frazione. Turismo, vino e olio, stavolta sono stato attento.
fiere e congressi. Expo Riva Hotel, Expo Riva Shoe, adesso l'edizione a giugno, Expo Riva Caccia e Pesca a marzo c'è stata, questo è per citare le eccellenze, poi Trentino Sport Days e altri appuntamenti ovviamente. Spazi, Presidente, se ne parla da quanti anni? Di progetti, eccetera, eccetera. Quante volte lei, basta, eccolo lì, quante volte lei durante le presentazioni delle fiere ha, posso dire, fatto anche la voce grossa, perché insomma c'ero, ho assistito chiedendo che arriva il Gardafiere Congressi che ha, che genera un indotto sul territorio che magari si fa fatica a capire, tanti fanno fatica a capire come mai magari la fiera delle scarpe, che vengono tutti lì, vanno tutti negli alberghi, come può invece generare indotto sul territorio, anche chi viene qui per esporre la sua merce e poi va a mangiare, si sposta, compra, vede, spazi, se ne parla da anni. Adesso il Palavela è un provvisorio. Dica lei. Buonasera a tutti da parte mia. E, sì, non vi è ombra di dubbio che fra, anzi credo attualmente l'unica vera criticità di una società come Riva Fiere Congressi sia rappresentata dalla carenza degli spazi dal punto di vista quantitativo e dal punto di vista qualitativo. Questa è la vera criticità che noi oggi abbiamo di fronte. Ed è veramente un peccato, nel senso che questa macchina che si chiama Riva Fiere Congressi è una macchina che insomma produce più di 15 milioni di fatturato, chiude esercizi con un ottimo equilibrio economico e finanziario anche quest'anno fra Expo Riva International, che è una società che noi controlliamo, e Riva Fiere Congressi, sfioriamo il milione di utile, è una società che produce un 25-30 milioni di euro di indotto, è una società che in un'occasione di una fiera come Expo Riva Su porta qui persone da 120 paesi in giro per il mondo, quindi c'è quel mondo. Ed è una società, è un'attività che genera circa 200.000 presenze, sono 200.000 presenze che sulla base di uno studio un po' datato, insomma adesso lo stiamo aggiornando, dell'Università di Trento, e ha una capacità di spesa più del doppio del turista normale che arriva qui, perché io credo che il problema sia proprio vero sia questo, insomma, la qualità di una stazione turistica non si misura soltanto sul numero delle presenze, si misura su molteplici altri fattori, fra i quali anche la capacità di spesa di chi viene in questo territorio, e quindi credo che questo sia un elemento. Dicevo, questa è una società che ha questa palla di piombo che fa fatica a eliminare, insomma. Adesso senza fare, appunto, anche qui non serve essere dei grandi economisti, ricordo solo che nel 2007, quindi sono passati 10 anni, esatto, sono stati approvati 2 progetti per il nuovo centro congressuale e per il nuovo centro fieristico della Baltera, ricordo anche che non sono ancora usciti i bandi di gara né per l'uno né per l'altro. Ricordo che sono stati spesi soltanto alla Baltera più di 3 milioni di euro di progettazione senza che sia stato ancora messo un mattone. E ricordo che quello che si chiede non è chissà quale cattedrale, ma insomma, si chiedono 10.000 metri quadri espositivi in più, e quindi siamo veramente in dimensioni molto, molto, molto ridotte, però pensate cosa significa con la sola Expo Shoe avere 10.000 metri quadri espositivi in più, significa che per 2 edizioni sono 20.000, significa che per 200 euro a metro quadro, se non sbaglio sono 4 milioni di euro, significa che stai a margine del 60%, se per 4,24 sono 2 milioni, poco meno 2 milioni e mezzo di utile che proviene solo da questa fiera. E beh, insomma, con 2 milioni e 400 mila euro questa società si sarebbe costruita un centro fieristico di alto livello. Rispetto a queste proposte di intervenire noi direttamente, abbiamo sempre detto di no, la provincia ha sempre detto di no. Oggi vi pare vi siano alcune aperture, qualcuno dirà bella fatica, insomma, quando abbiamo detto mettiamo noi i soldi per fare questa operazione, ci sono però ancora pali fra le ruote. C'è un'ostilità incomprensibile da parte della provincia, però se mi permettete, c'è su questo tema un'indifferenza della politica locale e delle istituzioni locali che fa veramente, veramente rabbrividire.
Nel senso che poi anche quelli che alzano la voce a un certo punto dicono ma chi me lo fa fare, insomma. Io credo, non so se era questo che Mauro prima si riferiva fra le varie cose, io credo che ogni tanto, insomma, buttare il cuore oltre l'ostacolo, non pensare che se diciamo l'assessore Gilmozzi, Dagentai, insomma, con questo modo di fare, magari spaventati dal fatto che questo non ci dà più 10.000 euro per pulire, per contribuire ad asfaltare una strada, io credo che se ogni tanto la dignità di questo territorio si misurasse anche in questo modo, io credo che alcune cose sarebbero già state risolte. Questa è la situazione oggi, parlavi del Palavela. Palavela è una struttura provvisoria che doveva essere attuata nello stesso istante in cui si demoliva il Palameeting, perché era in sostituzione del Palameeting. Il Palameeting rimarrà lì alcuni anni, il Palavela rimarrà lì sicuramente di più. Dal punto di vista aziendale è evidente che per noi va bene così, nel senso che abbiamo... Solito provvisorio stabile? Sì, appunto, oltre i 2.500 metri di là abbiamo anche i 2.000 metri di qua, che sono utilissimi per tutte le iniziative che sviluppiamo, però anche questo è, credo, la conseguenza di un vivere la giornata, di un concepire l'ordinaria amministrazione anziché il dotarsi di alcune linee strategiche che ci facciano fare scelte coraggiose, che in taluni casi non danno, con le quali magari non si ottiene subito la pacca sulla spalla, ma che alla lunga qualificano un territorio. Grazie Presidente Pellegrini. Un'altra domanda, passiamo ad un altro settore. Francesca Lorenzi, lei è vicepresidente dei commercianti al dettaglio, coraggio, anche perché anche nel settore del commercio, anzi ringraziamo Claudio Miorelli che è il presidente di Confcommercio e quindi dei commercianti al dettaglio che è qui in sala con noi, che è stato nostro relatore alla convention del 25 febbraio, anche stamattina c'era sul giornale un cambio, aperture nuove di negozi, no? Cioè, non so, mi sembra di aver capito, non vanno più le maglie, dico le maglie per dire un'altra cosa, va il cibo, eccetera. Esercizi commerciali che aprono, che chiudono, aperture rapide, chiusure rapide e modifiche merceologiche. Non so, mi viene da chiedere, è la realtà del terzo millennio? Andiamo avanti così, è questo? O c'è qualcos'altro che bisogna sempre... No, io penso... Troppo no, dai. Non abbia paura, non morde. No, io penso che in questi ultimi periodi, anche se da noi la crisi si è sentita ma non così forte, il commercio abbia bisogno di un grandissimo impegno. Sono convinta che si ha bisogno di rinnovarsi parecchio. Non è che se tu sei partito con una certa tipologia di merce comunque la manterrai per tutta la vita, ma dovrai adeguarti al mercato e alle richieste che fai. Sono pienamente convinta che, come in qualsiasi lavoro, non ci si può improvvisare in nulla. Bisogna, come è stato più volte anche detto in questo tavolo, riuscire ad avere una certa professionalità, ma questo vale per tutti i settori. Se prima si pensava che aprire un negozio fosse la cosa più semplice di questo mondo, ora secondo me bisogna avere degli studi alle spalle, riuscire a capire innanzitutto cosa serve più o meno al mercato in questo periodo. Può essere valido per un anno, due anni, ma poi magari ci si ritrova a dover cambiare e adeguarsi a un nuovo modo di vedere le cose, a quello che magari il cliente in quel momento ti richiede di più rispetto a quello che succedeva l'anno prima. Io, nel mio personale, per assurdo, ho un papà che è partito col vendere piatti e adesso sorride perché mi ha detto: se mi devo ritrovare a 70 anni a dover abbinare la borsa a un foulard, era l'ultima cosa che pensavo a questo mondo. Però gli è toccato, a quanto cioè, pare se si vuole bisogna lavorare nel mio settore, la lista nozze da 50, 60 in un anno si è passati a 10, quindi per mantenere quello che può essere il valore del tuo negozio dovrai comunque in ogni caso rinnovarti, ma questo comunque penso valga per me come per il negozio di maglie, di alimentari, di qualsiasi altro settore. Quindi stare al passo coi tempi, continuare a seguire... La forza, che richiede un impegno notevole... Già le aperture tutto quanto non sono facili, devi avere accanto adesso anche con Confcommercio e con Claudio Miorelli, si cerca di riuscire a fare più corsi possibili per preparare le persone che hanno già un negozio a migliorare se stessi e riuscire a entrare con la nostra associazione all'interno delle scuole per poter
in qualche modo rimettere già gli studenti sul territorio e far capire se quella strada che hanno scelto negli studi è quella che poi vorranno prendere all'interno del lavoro. Certo, questo vale anche non soltanto appunto per i commercianti al dettaglio, ma penso anche alle altre categorie, adesso tutte che le categorie in ci occuperemo sì dei ristoratori, dei pubblici esercizi, magari in una prossima sicuramente tavola rotonda con i relatori. E con... poi però, visto che ci ho preso gusto a parlare. Prego! No, ho sentito tante persone, cioè ho sentito tutti voi che amate l'idea di voler valorizzare il nostro territorio. Io è da poco che sono entrata in questo ambito e mi sono scontrata con le associazioni, la politica, i presidenti. Devo dirti una cosa, secondo me non si è neanche entrati nell'ordine di idee di vedere la nostra zona come una vera e propria azienda. Secondo me quello che ho potuto vedere io nel mio piccolo è che c'è una grande mancanza di comunicazione. Cioè quella di cui parlava anche FIA, o quello che poi si parlerà anche del discorso dei cantieri, dei non cantieri, nonostante si richieda una collaborazione con il comune, si richieda una collaborazione anche all'interno della nostra associazione, che a volte non è facile trovare tra le quattro associazioni che vi appartengono, è proprio il riuscire a vedere noi come azienda, cioè noi dobbiamo vedere il nostro territorio come un'azienda che deve avere un obiettivo comune, innanzitutto, e poi deve riuscire a vendersi bene all'esterno. Se noi riusciremo a trovare un ottimo rapporto tra tutti noi, secondo me possiamo riuscirci a venderci bene, però dobbiamo impegnarci tra di noi, senza avere tu hai fatto un po' più di me, tu hai fatto un po' più di me, tu hai fatto meno, io però se riesco ad andare lì forse vado anche a Trento. No, il lavoro crea lavoro, secondo me. Almeno questo è quello che penso. Ha lanciato un sasso, un assist. Adesso ci ho preso gusto. Ma prego, Francesca, tranquilla. Tanto c'è un'altra tornata di domande e poi magari se riusciamo un'altra ancora. Perché io adesso volevo sentire Massimiliano Martinelli. Massimiliano Martinelli perché non è un rivano, però lavora a Riva, è imprenditore a Riva da tanti anni. E Dall'88, bene, quindi sono 27, 29, e con la matematica ho sempre avuto delle serie difficoltà. Viene, lo sappiamo, dal Limone, quindi è qui vicino a noi, però insomma, presidente del consorzio di Riva in Centro, a volte si sente, ma ce ne sono tanti, ce ne sono troppi, non sto parlando delle associazioni benemerite, le quali fanno, sto pensando, mi sono segnato Baccionella, Befana Subacquea, il Comitato Giacomo Cis e tantissime altre che sono lodevoli con le loro iniziative a scopo puramente benefico, però non so, quello che ha detto Francesca Lorenzi, cioè riuscire a creare un'azienda, è così difficile perché, non so, io guardo il mio, tu guardi il tuo, è la politica dell'orticello, ognuno guarda il suo invece che pensare ad una serra in grande o a un consorzio come può essere quello che riunisce tanti soci? Buonasera a tutti, no, penso che tutti, e questo è positivo, tendano a mettere a disposizione le loro potenzialità, la loro iniziativa, la loro volontà di fare per cercare di dare un qualcosa all'ambiente in cui operano, all'ambiente in cui hanno la propria attività o la propria associazione. Certo, un po' più di comunicazione, un po' più di trovare un unicum per poter programmare e organizzare questi eventi sicuramente è opportuno e si sta cercando negli anni di migliorarlo e di portare a un buon risultato. La tendenza è questa, con tutte le varie difficoltà del caso, i personalismi, le voglie di emergere, quali sono anche naturali in un certo senso, perché quando uno si dà da fare e vuole ottenere un risultato, poi alla fine ha anche voglia e ambizione di poter avere anche un merito. Noi come consorzio stiamo cercando di creare questo tipo di unione di varie iniziative, ci diamo da fare a cercare di innanzitutto coinvolgere quegli operatori del centro storico che hanno intenzione di organizzare, di fare, di investire, e noi cerchiamo di metterli in condizione di poter realizzare il loro progetto, la loro iniziativa. Certo, non è facile perché ovviamente noi siamo un piccolo ingranaggio della macchina, come hai detto tu Claudio, sono tante le associazioni, i gruppi, chi si dà da fare, chi vuol fare. Non sempre è facile sedersi attorno a un tavolo sì, e certo, dialogare noi, con tutti. Dico, abbiamo messo a punto un'iniziativa, penso, importante, che è
quella che si svolgerà adesso al 9 di giugno, che è la Notte Sport, che è riuscita a mettere insieme quasi tutte, dico quasi tutte, le associazioni di sport dell'ambito dell'Alto Garda e non portarle in centro a Riva e creare una serata e una giornata di festa. Insomma, questo è stato una delle nostre, diciamo, iniziative principali che ci ha dato, questo, ci ha dato molta soddisfazione. Non solo, abbiamo cercato anche di mettere insieme operatori del centro negli esercizi pubblici per cercare di creare delle serate ad hoc. Insomma, per il nostro piccolo apporto che riusciamo a dare, stiamo cercando di portare avanti questo tipo di iniziativa e di attività. Bene, quindi insomma confrontarsi, sedersi, questa guardarsi massima, negli occhi, dirsi magari anche a volte a muso duro quello che uno pensa, però per arrivare al traguardo finale, certo, che deve essere quello, certo, del bene. Non della... siamo i soli ovviamente, però noi cerchiamo di dare il nostro contributo in questo senso. Se la città sta bene, se stanno bene tutti, l'economia bene, funziona, tutti, gira e si riescono anche gli ingranaggi, ideale, a oliare bene gli ingranaggi, insomma. Adesso arriviamo al padrone di casa. Lei è chiamato a dirigere le due eccellenze cittadine come il Dulac e il Lido Palace, ma la domanda per lei è: come si fa a mantenere alta l'offerta qualitativa? Con uno staff all'altezza, con i servizi dedicati? Non so, oggi tutti appena arrivano all'albergo c'è campo, c'è wifi, gratuito, i social, bisogna essere sempre connessi, eccetera, eccetera. Il wellness ovviamente sono servizi aggiunti che bisogna dare, la cucina, oppure basta rinnovare la moquette del pavimento. Grazie, buonasera a tutti. È il prodotto di alcune cose che hai appena accennato. Dal mio punto di vista è quello che scaturisce tra la bontà dell'hardware, la moquette, e del software. È importante che il prodotto sia costantemente rinnovato. La Francesca poco fa diceva: beh, noi dobbiamo, no, pensare a come ricollocarci, a come trovare alternative a un momento in cui il nostro prodotto apparentemente è stagnante. Quindi è un compito piuttosto complesso, ma dal mio punto di vista fortemente gratificante, anche alla luce di quanto siamo riusciti a portare avanti in questi ultimi due anni, no? Quindi sul prodotto si è fortemente, sull'hardware si è fortemente intervenuti, e qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere, soprattutto al Dulac, quindi con il nuovo ingresso piuttosto che con il nuovo ristorante, abbiamo azzerato le camere singole, che neanche più mio figlio ci dorme più un metro per due. Penalizza il prodotto, lo penalizza non solo perché diventa difficile venderlo, ma perché oggi il mondo lo sa in tempo reale, nel momento in cui noi diamo un prodotto non compatibile con le attese degli ospiti. Quindi lavorare fortemente sulla qualità del prodotto, ovvero dell'hardware. Ora, ma l'hardware costituisce solo il 50% del successo del progetto complessivo. L'altra metà è il software. Il software che cos'è? Sono gli uomini. Ora, se noi spendiamo milioni e milioni sull'hardware, è forse il caso di pensare a spendere qualche decina di migliaia di euro sul software? Il software, ancora una volta, sono le donne e gli uomini che lavorano nei nostri settori, e mi riferisco pertanto alla formazione. La formazione, guardate, diventa determinante. Una bella camera, ma non venduta, esposta, enfatizzata, comunicata, fatta apprezzare nel dovuto modo, scade. E noi non siamo stati bravi a far passare attraverso il nostro comportamento la qualità di quel prodotto su cui abbiamo investito molti soldi. Ribadisco e sottolineo l'importanza della formazione, su cui mi piacerebbe ci si potesse focalizzare ulteriormente. Nel nostro piccolo noi lo facciamo, come si dice, on the job, sulla base di alcuni standard condivisi e
su cui siamo piuttosto rigidi, siamo ferrei. Lo facciamo utilizzando i nostri canali di affiliazione, qualche volta anche attraverso dei webinar, oppure aiutandoci con dei consulenti laddove noi andiamo a misurare, individuare dei punti di debolezza. Ma questo non è mai abbastanza. Secondo me dovremmo trovare ulteriore spazio, dovremmo porre maggiore attenzione e il ritorno è lì. Per quanto riguarda il Lido Palace, ora permettetemi un po' di orgoglio. Beh, l'anno scorso è stato annoverato tra i top 10 5 stelle in Italia. Ma come ci si arriva? E poi come va utilizzato questo canale di sicura esposizione? Sono quegli standard che tra l'altro evolvono. Quello che valeva 2 anni fa non vale più niente oggi. Oggi prevale l'aspetto emozionale. Fino a 2 anni fa noi eravamo misurati sul fatto: hai risposto entro il terzo squillo? Sì, no. Se hai risposto entro il terzo squillo hai preso il punto, se hai risposto al quarto lo hai perso. Che poi tu dessi la risposta sbagliata al terzo squillo e la davi giusta al quarto, ecco, questo non contava. Oggi sei misurato anche su questi valori che gli americani chiamano discrete, sì o no, bianco o nero. Oggi sei misurato sull'aspetto emozionale, quindi noi subiamo anche dei mystery shopper che si presentano in Kong, nel nostro albergo, stanno per 3 notti, vivono tutta l'esperienza dall'aspetto gourmet piuttosto che alla spa, piuttosto che al room service, lavanderia, stireria, quant'altro si possa offrire nella terrazza del bar, e al terzo giorno ti chiamano e ti fanno un bel report di qualche centinaia di pagine. Oggi per fortuna non è più su forma cartacea, almeno si sono digitalizzati ed è più facile e hai veramente la capacità di misurare la qualità erogata in tempo reale. Dico, oggi, dicevo poco fa, si tende di più a capire quanto il collaboratore è connesso nella relazione. Quante volte io utilizzo il tuo nome durante la nostra conversazione? Se non lo uso non va bene, se lo uso 4 volte diventa troppo accondiscendente, quasi esagerato. Quindi ci dicono devi usare 2 o 3 volte, sì, ma intanto vado a riconoscere il cliente, ma cosa c'è dietro? Cioè, se noi abbiamo centinaia di ospiti, voglio vedere, conoscerli tutti per nome e anche l'ultimo facchino. C'è un lavoro di formazione, di costante aggiornamento, su cui oggi non ci è più concesso sbagliare. La competizione, perdonatemi una caduta di stile, ma ci mangia gli spaghetti in testa, come si dice dalle mie parti. Chiudo dicendo quello che mi è successo, ma un caso vero, ma forse qualcuno di voi magari mi è successo di dirlo in un'altra circostanza, laddove sottolineo ancora una volta l'importanza dell'aspetto emozionale. Questo è successo 3 anni fa, quando ancora prevaleva l'aspetto discreet, no? Quindi sì, no. Poi dopo, se io sono bravo nella relazione, mi porgo come il cliente vuole, non conta. Abbiamo avuto una visita di un mystery shop. Il mystery shop è colui il quale soggiorna in incognita, dopodiché ti fa l'analisi della qualità erogata. Ecco, è successo che si è presentato, ha fatto il check-in. Noi avevamo a quel tempo 10 di biglietti per il concerto di Uto Ughi, ve lo ricordate? Questo genere. E si arriva a un certo momento della serata in cui questi biglietti rimangono lì al front desk. Allora viene il capo ricevimento e mi dice: direttore, abbiamo questi ultimi 5-6 biglietti, cosa ne facciamo? Beh, piuttosto che lasciarli lì e scadere, li regaliamo al prossimo cliente che vuole, che arriva e che fosse interessato a vivere questa esperienza. Questi 2 biglietti finiscono
a queste due signore che erano in incognita a fare la valutazione del Lido Palace. Vanno al concerto, fanno il loro soggiorno, si presentano dopo il terzo giorno. Caro direttore, e allora sì, no, no, sì, solite cose, no? Poi mi dice, direttore, lei mi ha due australiane, pensate voi, dall'Australia, vengono qua e si trovano Uto Ughi. Dice, ma direttore, lei mi ha fatto vivere una emozione difficilmente replicabile. Ma io su questo libro non so dove metterlo. Ha qualcosa che è di valore inestimabile, ma non riesco a quantificarlo. Non mi è mai successo. L'aspetto emozionale, ancora una volta, la formazione e la relazione. Io do per scontato che la moquette Chiarani deve essere pulita. Anzi, se non c'è, quasi è meglio. Al giorno d'oggi è un po' un retaggio. Do per scontato che l'aria condizionata deve funzionare, che il ristorante sia pulito, che il wifi funzioni nelle sale riunioni piuttosto che nelle camere. Su questo io credo che non ci sia da discutere, da portare avanti. Rimane un gap da colmare dal mio punto di vista in termini relazionali, in termini di formazione, in termini di conoscenze delle dinamiche che devono portarci a pensare alle innovazioni. Non ultimo il fatto che probabilmente la nuova tendenza è il prezzo non lo fa più il prodotto, lo fa il mercato. Attenzione, ora può essere una fuga in avanti azzardata, ma probabilmente ci conviene riflettere un attimino su quest'ultima provocazione. Grazie. Noi riflettiamo proseguendo. Grazie direttore.